Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo di un teorema molto utilizzato nell'ambito elettrotecnico. Il teorema di Evening. Teorema Evening. Dunque, intanto veniamo al materiale utilizzato. Quindi, materiale. Per quanto riguarda il materiale, utilizziamo una scheda Arduino. In questo caso io utilizzo la mia solita scheda Arduino Mega. Poi utilizziamo 4 resistenze del valore di 2 ohm. Sono queste 4 resistenze qua. E infine 2 resistenze del valore di 330 ohm. Ok? E sono queste due resistenze qua, ovviamente da breadboard. Dunque, per quanto riguarda i concetti che uno deve aver noto prima di affrontare questa esercitazione, sicuramente la misura di tensione, c'è un video apposito su questo argomento e la misura di resistenza. Entrambi questi concetti sono stati trattati in un video dedicato ed è necessario averli ben chiari prima di procedere. Veniamo all'esempio specifico, quindi intanto questo qua è il titolo, lo metto un attimo in evidenza. Veniamo alla rete di esempio, quindi prima ci occuperemo di una sorta di richiamo teorico o comunque di un calcolo analitico, meglio se lo chiamiamo così, quindi eseguiamo un calcolo analitico. Quindi ci costruiamo sostanzialmente una soluzione di riferimento. La rete su cui ragioniamo è una rete fatta così. Abbiamo un generatore di tensione, che vado a disegnare qua, lo chiamo V1, che alimenta una rete fatta in questo modo. Una resistenza, con in parallelo un'altra resistenza, ok? Questa è la resistenza R1, questa è la resistenza R2. Qui mettiamo un'ulteriore resistenza, chiudiamo questa maglia, questa la chiamiamo resistenza R3 e qui andiamo con un'ultima resistenza, una resistenza R4. Questi sono i 5 volt che è in grado di fornire la nostra scheda. E queste sono tutte resistenze da 2 kΩ. E queste sono le 4 resistenze da 2 kΩ che vi ho anticipato nella lista dei materiali, ok? Dunque, come vi dicevo, questo qua è un calcolo analitico di riferimento, quindi proviamo a individuare un obiettivo. Supponiamo che l'obiettivo sia quello di calcolare questa tensione qua. La tensione V4. Ok? Intanto prima di pasticciare troppo questo, beh, in realtà non sarà necessario, beh sì, diciamo così. Prima di pasticciare troppo questo circuito, io lo copio. Lo vado a posizionare qua, così dopo faremo dei ragionamenti su. Dunque, vediamo un po' di calcolare questa tensione, la tensione V4. È abbastanza semplice perché noi possiamo osservare che qui abbiamo la resistenza R1 e la resistenza R2 che sono in parallelo. Allo stesso tempo abbiamo la resistenza R4, scusate, R3 e la resistenza R4 che sono in parallelo. Ok? Questa
prima resistenza in parallelo, la resistenza R1 e R2, sono due resistenze di pari valore, quindi mi forniscono una resistenza di 1 kΩ, ok? Due resistenze da 2 kΩ in parallelo mi danno una resistenza da 1 kΩ, e lo stesso vale per le resistenze R3 e R4, anche queste sono una resistenza da 1 kΩ. Ora, se voi guardate, la tensione V4 è anche la tensione ai capi di R3, ok? Ed è la tensione ai capi di questa resistenza da 1 kΩ. Qui abbiamo un partitore di tensione tra due resistenze di pari valore, una resistenza gialla e una resistenza azzurra, e quindi V4 sarà la metà di V1. Bene, in buona sostanza, il nostro valore di riferimento, V4, non è nient'altro che V1 diviso 2, quindi 2,5 volt. Questo è un risultato che dovrò tenere a mente nell'arco di questa esercitazione. Okay? Perché sostanzialmente il nostro obiettivo sarà andare in diversi modi a quantificare quella tensione lì, una tensione da 2,5 volt. Come lo facciamo? Beh, qui era molto semplice fare il calcolo e l'ho fatto in maniera apposita, perché così noi adesso proviamo a calcolare quella tensione in un altro modo, ma in realtà non la calcoliamo, la andremo a misurare, ovvero facciamo così, ragioniamo sulla rete che abbiamo qua sotto e supponiamo di voler modificare questo circuito con un modello equivalente, quindi semplificarlo dal punto di vista topologico, ovvero prendo tutto quello che c'è dentro questa rete, ok? E ne faccio un modello equivalente. La rete come si trasforma? Si trasforma così. Con il circuito equivalente di Thevenin della rete rappresentata nel blocco in arancione, quindi qua abbiamo la nostra ETH, qua abbiamo la nostra RTH, magari questi chiamiamoli nodo A e nodo B, così qui possiamo dire che questo è il modello equivalente di Thevenin della rete in arancione rispetto ai nodi A e B, e a questo punto possiamo andare a inserire tra i nodi A e B la resistenza R4, ai cui capi chiaramente abbiamo ancora la tensione V4. Per definizione di modello equivalente, qui otteniamo ancora la stessa V4. Quindi lo stesso conto che là sopra abbiamo fatto in modo molto agevole perché la rete è semplice, lo si può fare su quella rete lì, così semplificata. Ora, noi sappiamo che la tensione equivalente di Thevenin, quindi diciamo questa tensione qua, e la resistenza equivalente di Thevenin, quindi questa resistenza qua, hanno particolari significati. Il significato della tensione equivalente di Thevenin, ad esempio, ha come significato la tensione a vuoto, vale a dire che se ci occupiamo della tensione, scusate, ho fatto un errore, della tensione a vuoto, questo significa che dobbiamo andare a prendere la rete oggetto di semplificazione Thevenin, che è questa. Qui abbiamo R1, qui abbiamo R2, qui abbiamo il nostro generatore di tensione U1, qui abbiamo la resistenza R3, questo è A, questo è B, questa è R3, e ai capi di questa resistenza abbiamo la tensione ETH. Ok? Quindi noi possiamo andare a calcolare oppure misurare questa tensione qua e noi faremo entrambe le cose. Ora, ricordiamoci che questa è una resistenza da 2 kΩ, questa è un'altra resistenza da 2
kΩ, questo è un generatore da 5 volt e questa è una resistenza da 2 kΩ. Ora, con lo stesso ragionamento di prima, scusate, non ho preso il evidenziatore. Con lo stesso ragionamento di prima, questa resistenza e questa resistenza sono in parallelo e mi forniscono una resistenza da un kΩ e quindi questa volta, oh, scusate, abbiamo avuto un contrattempo, ma dovremmo recuperare tutto in questo modo. Qua. Eccoci qua. Questa resistenza da un kΩ, nero, eccoci qua. Qualcosa che ho ripristinato tutto. Questa resistenza da 1 kΩ. Quindi questa volta ETH come si calcola? Si calcola come un partitore V1 per sopra abbiamo la resistenza R3, sotto abbiamo la resistenza R3 più e qua abbiamo il parallelo di R1 ed R2. Dunque, come detto, questi sono 2 kΩ, questi sono 2 kΩ, questa parentesi è da 1 kΩ e questa è una tensione da 5 volt. Quindi 5 per 2 è 10, diviso 3, cosa otteniamo? 3,333 volt. Anche questo è un risultato che dobbiamo tenere a mente, okay? Perché successivamente lo utilizzeremo, quindi lo misureremo. E lo utilizzeremo sperimentalmente, capirete successivamente cosa vuol dire tutto questo. Ora, per andare a concludere con i ragionamenti di natura teorica, ci occupiamo della resistenza equivalente. Per quanto riguarda la resistenza equivalente, io devo andare a copiare questa rete qua, ecco, la posiziono qui. Poi devo fare la misura della resistenza equivalente rispetto ai terminali A e B della rete passivata. Questo significa che il mio generatore di tensione deve sparire. Deve essere sostituito da un cortocircuito, quindi lo disegno qua in rosso perché vi metto in evidenza che questa porzione di circuito non riesco a evidenziarla bene, ma direi che questa porzione di circuito coincide con un V1 uguale a 0, okay? Ho passivato il mio generatore di tensione e a questo punto io devo immaginare di fare una misura di resistenza da questi due terminali. Ora dico che devo immaginare perché questo è quello che dico in aula, ma qui lo faremo per davvero. Questi sono i terminali A e B. Adesso andiamo intanto a costruire il conto analitico, no? Il conto analitico è semplice, qui mi rimangono la resistenza R1, che adesso forse è sparita a livello di definizione di variabile, in parallelo alla resistenza R2, grazie al fatto che ora c'è questo cortocircuito, abbiamo in parallelo anche la resistenza R3. Quindi il conto è molto semplice, abbiamo la resistenza RTH che è il parallelo di R1 con R2 e anche con R3. Vale a dire che abbiamo tre resistenze di pari valore, 2 fratto 3, ok? Questi sono quindi 0,666 kΩ. In altri termini, questi sono 660 ohm. E anche questo risultato lo teniamo bene a mente. Ok, eccoci qua.
Adesso possiamo cominciare a fare dei ragionamenti di natura sperimentale. E quindi torniamo indietro, torniamo alla parte iniziale e questa tensione qua, adesso realizzeremo questo circuito tale e quale e andremo a misurare quella tensione, così da verificare intanto il valore di tensione del nostro circuito senza applicazione del teorema di Thevenin. Per cui partiamo. Dunque, io ho realizzato anche lo schematico, in modo tale che possiate seguire il ragionamento su un qualcosa che assomiglia a livello di descrizione a ciò che andremo a vedere. Quindi, eccoci qua. La nostra scheda Arduino che utilizziamo come generatore. Questi sono i 5 volt. Andremo alla resistenza, qui ci sono le resistenze R1 e R2 in parallelo, qui abbiamo la resistenza R3 e qui abbiamo la resistenza R4. L'ho disegnata separatamente perché tramite questi due collegamenti noi saremo in grado di inserire e disinserire dal circuito la resistenza R4, così da poter andare contemporaneamente a fare quella misura lì, cioè la misura della tensione V4 e anche la misura della tensione a vuoto. Quindi in un colpo solo noi potremo verificare il valore 2.5 e il valore 3.333. Ok? Quindi cominciamo ad analizzare il valore di tensione V4. Quindi torno sullo schematico. Tolgo questo in modo tale che possiate vedere il circuito e cominciamo a realizzare il nostro circuito. Queste sono le due resistenze che non vi ho ancora detto a cosa serviranno, lo faremo poi in fondo. Le posiziono un attimo da una parte e comincio a realizzare il circuito. Quindi prendo una resistenza da 2 kΩ, eccola qua. E la vado a posizionare sulla mia breadboard. Tento di fare dei collegamenti molto simili a quelli che ci sono lì nella breadboard rappresentata sullo schematico. Quindi vado a posizionare la prima resistenza. Eccoci qua. Ok, questa è la prima resistenza, dovrebbe essere stata inserita sufficientemente bene. Ok. Seconda resistenza da 2 kΩ, la vado a posizionare in parallelo. Eccoci qua. Ok. Queste sono le resistenze R1 ed R2. E sono posizionate in parallelo, come vedete. Adesso andiamo a posizionare la resistenza R3. La resistenza R3 la posiziono con un terminale in comune alle resistenze R1 ed R2 e l'altro terminale, questo è un po' piegato, quindi devo fare attenzione. Vediamo un po'. Ok, ecco qua. Questa è la resistenza R3. Ora, la resistenza R3, come vi dicevo, in parallelo avrebbe la resistenza R4. Il parallelo io lo realizzerò con due cavetti in modo tale da poter decidere io quando queste due resistenze sono in parallelo oppure no. Okay? Quindi la vado a mettere dall'altra parte della breadboard che è fisicamente separata e poi realizzo io il parallelo. Facciamolo immediatamente. Dunque, per rispettare i colori, lì ho utilizzato un cavetto arancione e un cavetto verde, quindi per fare esattamente le stesse cose, significa che ora che ho collegato la resistenza R4, prendo questo terminale, lo rendo equipotenziale a questo, quindi ho la prima connessione che mi servirà a realizzare il parallelo, e poi prendo quest'altro terminale e lo metto in parallelo a questo. Ecco, ora abbiamo il nostro circuito resistivo, identico a quello. Non ci resta che prendere la nostra alimentazione, quindi
Abbiamo il classico cavetto rosso e un cavetto nero. Vediamo un po' se ne trovo uno un pochino più lungo di questo. No, quindi prendo questo e eccoli qua. Il cavetto rosso deve andare sulla parte di... Ok, abbiamo i nostri 5 volte. Scusate, ero fuori fuoco, ecco questo, 5 volte, e il cavetto nero mi prende il GND, ok? Il riferimento. Metto la scheda al contrario di come la vedete nel circuito perché mi viene più comodo poi alimentarla da qua, ok? Quindi adesso vedrete una cosa un pochettino diversa, quindi qua vado a portare la mia alimentazione e qui vado a portare il riferimento, fatemi solo vedere che sia tutto sullo stesso livello. Sì, direi di sì. Bene, a questo punto è necessario fare una misura di tensione. Voi sapete che per misurare una tensione dovete portare il punto che vi interessa, direi che è questo, ok, ad un analog input. Qui potrebbe essere l'analog input 0. Bene, ora io, siccome questo è un argomento di misura di tensione che abbiamo già analizzato, mi sono permesso di realizzare già lo sketch. Okay? Eccolo qua, questo è lo sketch per una generica misura di tensione. Lo apro e mi trovo un'inizializzazione della comunicazione seriale, una lettura dell'analog 0 poi convertita in volt con questo per 5 diviso 1024 e poi una stampa del valore di questa tensione espressa in volt ogni 2 secondi. Okay? Per cui direi che momento posiziono di qua questo e vi faccio vedere il circuito. Ciò che sto per fare è collegare al mio computer tramite questo cavetto scheda Arduino, queste due resistenze le posiziono qua, ok, eccoci qua, la scheda comincia a lampeggiare con questa frecciolina, se tutto è a posto, supponiamo, ora se mi dà poi degli errori verifico successivamente, faccio l'upload, direi che è andato tutto a buon fine, a questo punto aprendo il serial monitor, ecco che mi trovo la mia tensione di 2,5 volt. Ok? Quindi, allo stato attuale, tolgo lo sketch e torno sui miei appunti teorici. Stiamo verificando questa grandezza qua. Stiamo misurando la tensione su esattamente quel circuito lì, 2,5 volt. Bene, come vi dicevo, con questo stesso circuito noi possiamo facilmente andare a verificare anche questo valore di tensione, questo qui. Come? Beh, semplicemente passando da cosiddetto da carico a vuoto. Questa resistenza qua, la resistenza R4, è il nostro carico. Se noi la scolleghiamo, noi passiamo a vuoto. Fate attenzione a cosa succede al serial monitor quando io tolgo uno di questi due cavetti. Mi basta rimuovere il cavetto arancione. Ed ecco che la tensione è passata, lo vedete qua, al valore di 3,33, ok? Qui si usano solo due cifre significative. E quindi in un colpo solo abbiamo verificato il passaggio da carico a vuoto. Adesso facciamo il contrario, da vuoto a carico. Riconnetto queste e lui tornerà a 2,5. Guardate che questo concetto è importantissimo. È importantissimo perché quando uno apprende la materia elettrotecnica, quindi intanto l'ho collegato ed ecco che siamo passati a 2,5, spesso e volentieri, nel momento in cui fa il calcolo di un modello equivalente di Thevenin, quella tensione lì, ETH, tende magari a chiamarla ancora V4 e questo fa sì che poi dopo magari la utilizzi anche nei conti successivi, quindi si dimentichi del fatto che quella è una tensione calcolata tra A e B, ecco, magari se fosse stata chiamata A e B sarebbe ancora più fuorviante perché sia a vuoto che a carico io potrei chiamare questa tensione V a B. Okay? Però
Però sono due V a B in condizioni diverse, condizioni di vuoto e a carico. Quindi il punto di misura è sempre lo stesso, questo, e mi dà sempre la differenza di potenziale tra questo punto e questo punto. Ma è chiaro che le cose sono diverse, e qui lo vedete con i vostri occhi sperimentalmente, se passiamo da vuoto 3.33 a carico, ok? Sono due tensioni decisamente differenti. Bene. Capito questo, adesso possiamo tornare un secondo sui nostri appunti teorici per fare un'ultima verifica. Qual è quest'ultima verifica? La misura della resistenza equivalente, perché noi siamo capaci a fare i conti, ma noi qui vogliamo anche imparare a fare sperimentalmente, a verificare sperimentalmente ciò che siamo in grado di fare analiticamente. Ok, per quanto riguarda la misura della resistenza equivalente, anche qui vi rimando al video precedente, vi ricordo che noi dobbiamo fare, vado a prendere il colore verde, il rapporto tra questa tensione, la tensione VAB, e questa corrente. Quindi noi dobbiamo misurare una corrente. Come facciamo a misurare la corrente? La corrente è la misuriamo con, disegno in viola, una resistenza di shunt che la volta scorsa avevamo posizionato qui, okay? Questa la chiamo RS e temporaneamente come resistenza di shunt utilizziamo la resistenza che prima avevamo chiamato R4, quindi utilizziamo una resistenza che è ancora da 2 kΩ e dopodiché qui andiamo a piazzare un generatore esterno. Qui per non trarvi in inganno non do un nome a questo generatore esterno, ma vi dico semplicemente che continuiamo a usare i nostri 5 volt. Ok, come vedete la rete è sempre passivata. Vale a dire, tanto qua ho detto un ok e il mio telefono ha deciso di far partire ok Google. Ok. Dunque, eccoci qua. Sostanzialmente noi vogliamo misurare questa corrente, la corrente I, che è anche la corrente che circola qua sotto. Ora, vi ricordo che questa corrente si può misurare, in Arduino misurando una tensione. Quale tensione? Di fatto sarebbe questa tensione qua, ok? Volendola possiamo chiamare VS. Ma VS, essendo la differenza di potenziale tra uno dei terminali, uno dei nodi del nostro circuito e questo nodo qua che è il nodo di riferimento, coincide col potenziale al nodo B. Quindi quella corrente lì per noi semplicemente sarà il potenziale al nodo B fratto il valore della resistenza RS. E successivamente la nostra resistenza equivalente di Thevenin, che sarà la VAB fratto questa corrente I, per noi diventa la VAB espressa come la misura del potenziale al nodo A meno la misura del potenziale al nodo B fratto la corrente I. Quindi queste sono le due cose che andiamo a implementare nel momento in cui vogliamo verificare sperimentalmente questo numerino qua, i 660 ohm. Ora, per fare questo, dobbiamo realizzare e modificare leggermente il nostro circuito, per cui riapro il nostro progettino e andiamo a vedere come dobbiamo modificare il circuito. Per il momento lo vado a posizionare da questa parte in modo che voi possiate osservare quello che sta succedendo e lo facciamo assieme. Quindi, intanto io tolgo l'alimentazione e anche questo elemento di misura. Ora, noi avevamo il nostro generatore che precedentemente alimentava qui, scusate, così non lo vedete, quindi facciamo così, tolgo questo, ecco così lo vedete. Noi abbiamo il nostro generatore che prima aveva un terminale positivo qui. L'ho tolto, era questo cavo verde e questo cavetto nero che era qui. Ora, la misura della resistenza equivalente si fa passivando il generatore di tensione, vale a dire che il nostro generatore di tensione va passivato.
Ovvero io inserisco un cortocircuito qui. Ora, se devo rimanere fedele ai colori che ci sono nello schematico, utilizzo un cavetto nero. Ecco, questo cavetto qua è l'equivalente di aver passivato il nostro generatore di tensione. Tolgo questi due cavetti e queste tre resistenze sono quelle che vedete qua, R1, R2 ed R3. Ok? Questa resistenza la utilizziamo come resistenza di shunt, ok? Teniamo qui. Questo è il nostro punto A e questo è il nostro punto B, ok? Questo è il nostro punto A e questo è il nostro punto B. Per cui adesso, ancora una volta, nostro punto A e il nostro punto B. Benissimo. Ora vuol dire che io dovrò alimentare tra anzi, scusate perché adesso sto facendo un pasticcio. Adesso torno un attimo a farvi vedere quello che c'è di qua. Ok? Ok, eccoci. Abbiamo cortocircuitato il nostro generatore che è questo elemento qua. Poi noi dobbiamo mettere il terminale positivo del nostro generatore di alimentazione esterno sul nodo A, che è questo, e il terminale negativo lo dobbiamo andare a mettere sulla resistenza di shunt, che è questa. La resistenza di shunt poi si va a collegare al punto B, ok? Così dovrebbe essere più chiaro. Il collegamento al punto B è questo e l'alimentazione, quindi questo adesso vado a posizionarlo qui per alimentare, questo è l'alimentazione del terminale della resistenza di shunt. Ora, cosa devo fare? Devo misurare con questo cavetto giallo il potenziale al nodo A, quindi lo vado a posizionare lì, e aggiungere un cavetto. Qui è stato utilizzato un cavetto verde per misurare il potenziale al punto B. Quindi vado a posizionare questo e lo porto, ad esempio, all'analog 1, ok? Qui all'analog 0 abbiamo metto un po' più vicino, potenziale al nodo A e all'analog 1 il potenziale al nodo B. Ok, benissimo. Chiudo tutto questo e ancora una volta ho preparato lo sketch per la misura di resistenza. Vedete, abbiamo l'inizializzazione della scheda seriale, la misura di tensione al nodo A e al nodo B con un analog grid, il calcolo della corrente, che è quell'espressione che vedete qua, il calcolo della resistenza, che è questa espressione, e infine plottiamo il valore di resistenza. Bene, porto lo sketch da questa parte, vi faccio vedere la scheda Arduino che vado nuovamente ad alimentare e invio con questo tastino qua lo sketch alla mia scheda. Successivamente abilito il serial monitor. Ed eccoci qua. Abbiamo la nostra resistenza di 664. Chiaramente qui c'è una precisione di misura di mezzo che non è eccelsa. Io vi ricordo che l'obiettivo di questi video non è quello di fare misure di precisione, ma di far capire un po' meglio i concetti teorici. Ed ecco che abbiamo la nostra resistenza. Abbiamo verificato questo 666 teorico che nella pratica nel nostro circuito è diventato un 664. Bene, l'esercitazione potrebbe anche essere conclusa qui, nel senso che noi abbiamo fatto dei conti, abbiamo verificato sperimentalmente il nostro modello equivalente di Thevenin, ma non ci fermiamo qua e vogliamo ancora fare un'ulteriore verifica, ovvero vogliamo verificare che il circuito equivalente di Thevenin sia veramente equivalente, ovvero se noi torniamo su questo circuito qui, diciamo che lo ridisegniamo,
Così abbiamo un processo logico. Ormai abbiamo verificato tutti quei parametri dal punto di vista sperimentale. Bene, adesso io potrei voler usare, quindi diciamo che scrivo uso il modello equivalente. Come faccio ad utilizzare il modello equivalente? Semplicemente io so che la mia rete originaria è fatta in questo modo, o meglio, la mia rete originaria, quella composta dal generatore di tensione più le resistenze R1, R2 ed R3, è equivalente ad una rete fatta così. Abbiamo una ETH. Ora, questa ETH è del valore di 3,333 volt e questa è una resistenza da 666 ohm. Ora, ciò che io voglio fare è quello di andare a collegare a questa rete la mia resistenza R4. Quindi io voglio realizzare un circuito che è esattamente fatto in questo modo. E poi andare a fare una misura di tensione, questa tensione qua, continuo a chiamare tensione V4 perché mi ostino a credere che il mio modello equivalente funzioni, e vado a misurare V4 e voglio verificare che venga ancora 2,5 volt. Come faccio tutto questo? Beh, torniamo alla nostra scheda Arduino. Vi faccio osservare la seguente cosa. Questo non l'avevamo ancora mai visto, ma la scheda Arduino a fianco al 5 volt è in grado di erogare quel 3,3 volt. E questo è molto simile al valore della nostra tensione equivalente di Thevenin, ok? Quindi noi possiamo utilizzare la scheda Arduino per alimentare un circuito a questa tensione. E poi vi faccio osservare che questa resistenza 666 ohm potrebbe essere realizzata in maniera approssimativa, quindi la nostra RTH che è pari a 666 ohm, noi la realizzeremo circuitalmente. Io non ce l'ho una resistenza di quel valore lì, ma la immagino come una serie di due resistenze, ok? Ogni resistenza del valore di 330 ohm. Quindi queste due resistenze del valore di 330 ohm me ne danno una da 660 ohm, ok? Un valore molto simile a 666 ohm. Quindi quello che noi vogliamo andare a verificare è che in un circuito dove qui abbiamo 3,3 volt, quindi se vogliamo, adesso che abbiamo capito cosa stiamo facendo, ora realizzeremo un circuito fatto così, okay, dove qui avrò 3,3 volt, qui avrò due resistenze da 330 ohm, 330 ohm, okay, e qui vado a posizionare invece la mia resistenza R4, io andrò a misurare questa tensione qua, V4, e voglio verificare che questa con buona approssimazione sia circa i miei 2,5 volt. Bene, realizziamo tutto questo. Il circuito è molto semplice, ma nonostante questo io ho realizzato lo sketch del circuito equivalente. Lo vedete qua, appena si apre il circuito, ecco qua, abbiamo il sbagliato, quindi lo correggo al volo, questo deve andare sul 3,3 volt, quindi lo salvo anche, se no poi non rimane, deve andare a finire su questa resistenza che è una resistenza da 330 ohm in serie a quest'altra.
Qui sotto abbiamo la nostra resistenza R4, okay, quella da 2 kΩ, e poi andremo a misurare qui sull'analog input 0 la tensione di nostro interesse. Per cui realizziamo questo circuito e riporto in evidenza la mia piattaforma. Tolgo un po' di cavetti e tolgo anche un po' di resistenze. Direi che le tolgo tutte tranne questa, che è la nostra resistenza R4. Quindi questa la porto via, questa di nuovo la porto via. Ok. E prendo le due resistenze da 330 ohm, che sono queste qua. Vado a posizionarle così come erano posizionate le altre, diciamo. Le devo mettere in serie, quindi vediamo di non fare pasticci. Bene. La prima delle resistenze è stata inserita. Adesso andiamo a mettere questa. Così, perfetto, e vado a posizionarla, la metto qua che mi viene più comodo, ecco qua, devo spostare questo e fare così. Bene, abbiamo le nostre due resistenze da 330 ohm, la cui somma mi dà 660, che sono in serie alla resistenza da 2 kΩ, che è questa qua. A questo punto prendo il cavetto rosso, vado a pescare i miei 3,3 volt, prendo il cavetto nero che continuo a posizionare sul GND, alimento il circuito da questa parte, quindi alimento la prima delle due resistenze. Ok, eccoci qua. Porto il terminale negativo qui sulla resistenza da 2 kΩ e poi col mio solito cavetto giallo vado a misurare qui dove l'ho presa, nello sketch l'ho presa qua, quindi direi che vado a posizionarlo qui e vado a portare questo all'analog 0. Eccoci qua. Bene, a questo punto direi che posso chiudere lo sketch e ritornare sulla misura di tensione. Questo qua è lo sketch per la misura di tensione. Alimento la mia scheda Arduino, eccola qua, e vado a inviare sketch. Mi dice che è tutto a posto, per cui tool, apro il serial monitor ed ecco che stiamo misurando 2,54. Quindi, in sintesi, abbiamo ripassato su un circuito, adesso vi riporto in evidenza, ok? Quindi torniamo in principio. Abbiamo fatto un conto analitico su una rete, abbiamo visto che quella tensione veniva a 2,5 volt. Poi abbiamo provato a calcolarla applicando un modello equivalente di Thevenin. Questo modello equivalente di Thevenin l'abbiamo calcolato analiticamente e verificato sperimentalmente. Dopo aver verificato sperimentalmente i parametri dell'equivalente di Thevenin, l'abbiamo realizzato, quindi abbiamo realizzato fisicamente un circuito che corrispondesse al modello equivalente Thevenin. E abbiamo ripetuto la misura, osservando sperimentalmente che la rete equivalente è effettivamente equivalente. Bene, e direi che con questo è tutto, per cui ci vediamo al prossimo video. Come al solito, tutti i codici che io ho utilizzato durante questo video li metterò a disposizione sulla mia pagina GitHub e metterò il link nella descrizione del video. Bene. Alla prossima!